Era il 13 di agosto quando il mio amico Luca mi contattò per chiedermi di esaminare un video postato sulla pagina Facebook di UFO Global Italia. Il filmato mostrava la ripresa di una videocamera di sorveglianza stradale che il 18 marzo del 2016 aveva filmato il passaggio di uno strano oggetto luminoso che sfrecciava ad alta velocità presso un incrocio in un imprecisato quartiere cinese. Il filmato all'apparenza sembrava molto realistico, ma quando ebbi modo di esaminarlo più attentamente, mi accorsi che in realtà si trattava dell'ennesimo falso realizzato mediante manipolazione computerizzata. Il primo indizio che indicava che la ripresa era stata manipolata era presente nel time quad, che mostrava un insolito andamento irregolare dei secondi. Questo strano difetto, che si presentava subito dopo il passaggio dello strano oggetto luminoso, poteva anche essere attribuito ad un malfunzionamento della telecamera, se non fosse per il fatto che proprio in corrispondenza di questo strano malfunzionamento, in un'altra zona del video, si presentava un'evidente irregolarità dovuta alla sovrapposizione di due filmati molto simili. La portiera dell'auto che si trovava ferma al semaforo e del piede del suo occupante tendevano infatti a dissolversi e a riproporsi qualche istante dopo, segno evidente di una manipolazione. Il fatto poi che si trattasse di una sovrapposizione di due filmati simili e non dello stesso filmato lo indicava invece il giovane ragazzo seduto sullo scooter, che all'inizio della ripresa indossava un berretto, mentre successivamente questo berretto scompariva nel nulla. In conclusione, il video dello strano oggetto luminoso non era altro che un falso realizzato al semplice scopo di generare visualizzazioni, cosa che oramai sta diventando su YouTube una vera e propria mania.